Benvenuti In un nuovo vlogmas. Allora, oggi è 20 dicembre, giusto? E siccome purtroppo Amazon mi sta facendo qualche scherzetto, quindi qualche regalino, diciamo, gli ultimi ancora non mi sono arrivati, sono costretto a dare, costretto nel senso, devo anticipare il regalo del 24. Questo è il regalo che volevo dargli il 24 sera e poi c'è il regalo che voglio dargli il 25. Quindi purtroppo devo anticipare questo regalo. Ah, quindi è un regalone. A cui ci tenevo un bel po', sì, è un regalo un po' più particolare. Intanto io ho fatto 20. Ah! Che è questo? Cioccolato fondente al caramello. No, amore, non è caramello, vedi che c'è la striscia bianca sopra. Al caramello. Ah, sì, e questo che cos'era? Ah, uguale, il caramello lo stesso, io pensavo che il colore della striscia. Al latte però era cioccolato. Ah, ecco. Questo è fondente. Quindi dopo che ha fa... cioè, comunque, raga, devo farvi vedere il disagio di Claudio, no? A parte era tipo sminuzzato, ma poi c'era la riga bianca come divisorio, lui l'ha dovuta tagliare in un altro lato. Buono. Me l'ho sbattuto sul tavolo. Non è colpa mia. Vabbè, comunque, amore, tu è indifferente. Quale vuoi aprire? Questo. Va bene. E tu aprirei questo. Dai, sto scherzando, però oggi, visto che me lo dai importante, ti farò aprire questo. E siccome abbiamo finito la carta regalo, sì. Quelli che sono arrivati prima sono incartati, quelli che sono arrivati dopo no. Tra l'altro, Amazon è un po' incasinato adesso le cose nei pacchi. Sta facendo un po' di ritardi. Lo devi tenere così perché dall'altro lato c'è l'indirizzo. No, no. Dai, apri prima, sono curioso di vedere. Susan Y. Chi è Susan Y? Sarà la cartomante. Vediamo, eh. Che cos'era questo rumore? Nel forno. È un bracciale, tra l'altro bellissimo, super luminoso. Pieno di Swarovski. Ti piace? Sì, è stupendo. Grazie. Io adesso apro questo, che è un gioco della PlayStation. Non vedo l'ora di giocare. Grazie amore. Io non so neanche di che parla. C'è una serie, quindi poi tra l'altro giocherò e ci vedremo la serie insieme. The Witcher. Grazie. Grazie. Sì. Allora, dopo che Claudio è andato al lavoro, ci vediamo. Io mi sono truccata imitando un trucco di mia sorella, ma l'ho fatto molto più pesante e di conseguenza non sono molto convinta, però vabbè, cioè, ce lo faremo andare bene perché ormai sono truccata, quindi non mi andava di struccarmi. Sono dietro come passeggero, in realtà ultimamente con Aurora, col fatto di Aurora io sto sempre dietro, sono stata denigrata a... in seconda fila, hai capito? Esatto, il posto che ti spetta. E c'è alla guida disse Grimilde Crudelia De Mon con la sua guida. Dai, sono anche contro le pellicce. Con la sua guida non per niente, con la sua guida sportiva, ecco, definiamola così. Poi c'è Aurora che sta dormendo, oggi ha dormito tanto, infatti sono un po' preoccupata per il pomeriggio, che tra l'altro andremo a fare una cosa che non so, ah, che cioè, cosa. Io ti ho detto il pomeriggio te la posso tenere se vuoi, così andate tranquilli, e tu l'hai fatta dormire tutta la mattina. Ti senti a posto con la coscienza? Certo. Mo mi dai in mano la bestia di Satana che piange che piange tutto il tempo. Comunque sei brava. Claudio mi ha organizzato una sorpresa che ho un po' l'ansia perché lui ride quando me lo dice, quindi quando Claudio ride vuol dire che è qualcosa che mi fa paura. Spero che non si tratti tipo di vertigini o cose del genere. Se devi vestire un po' sportiva però. Se, ecco, già che dice così, più che sorpresa sarà tipo il cardiopalma. Comunque stiamo andando a Porta di Roma, stranamente, visto che non ci vado quasi mai. E oggi mia sorella mi farà di nuovo mangiare con i piccioni fuori. Chissà, lo scopriremo. Io no, ti prego. Lo scopriremo solo qui. No, andiamo in un posto dove ci si può sedere. Ma solo che ci fanno perdere tempo. È vero. Per la preparazione. Invece noi non abbiamo tempo da perdere, no? Perché il tempo è denaro, come dice
diceva il mio professore di economia, e quindi comunque mia sorella deve andare da IKEA, poi deve prendere un pensiero delle maestre, Per le per le maestre. maestre, scusami, forse da Zara, mo vediamo. Comunque, da Poi IKEA lo dovremmo. specchio, quindi E poi devo vedremo. prendere un paio di cornici per i nonni, perché Ah stiamo già. preparando una sorpresina che. Allora, ho stoppato il video, ragazze, e adesso bacio per terra perché siamo arrivati sani e salvi. Quindi riparte il video dal parcheggio dell'IKEA. Grande stile. No, allora poi mia sorella voleva finire un discorso, gli diamo questi 3 minuti di gloria, anche Vai. perché mi manda avanti il canale perché tutte voi dite che è simpatica. Hai visto? Io ve la manderei un giorno a casa e poi vediamo se non ridite. Comunque vai, di. Dobbiamo Allora, fare una cosa una cosa carina, carina, abbiamo questo è il suo pensato lato per i nonni. romantico, eh. Esatto, per i nonni. Tra l'altro questa idea è venuta da Lorenzo. Quindi attenzione, quest'anno non lo so, la rivoluzione. Allora, vedi che il grinciolo ce l'ha, lo spirito natalizio. Non lo so, no, devo ancora mettere luci fuori esterne, quindi c'è. Però è fighissimo il balcone come l'hanno fatto, Sì, vabbè. infatti le ho ordinate, però abbiamo litigato per metterle. Che. No, vanno fissate da una parte, no, io le voglio così. Vabbè, quindi il suo spirito natalizio deve ancora uscire. Comunque, torniamo indietro. Il regalo per i nonni è questo: una bella foto, tema natalizio con i nipotini vestiti a tema. Non spoileriamo. E poi ve la faremo vedere. Esatto, quindi dobbiamo comprare le cornici. Ma L'aggiornamento è questo, mia sorella sta sperperando il suo patrimonio. Perché ho un patrimonio. Sì, e non mi sta portando a mangiare, cioè È troppa fila, mangi dopo. sono le 2, quindi ha detto che non si mangia. Calcolate che è pieno pure di piccioni, ero disposta anche a sedermi per terra, Tra loro. tra di loro. Senti, facciamo la stessa stupidaggine qua sulle scale. Dove tutto è iniziato. E niente, aiutatemi. Oh, finalmente mi ha portato a mangiare, tra l'altro da IKEA. Allora, lei si è presa le polpette Prima al per pollo, disperazione di Ikea però. giusto? Per disperazione. C'era troppa fila dappertutto. Vabbè, comunque si è presa le polpette al pollo, giusto? Sì. Io invece quelle classiche al manzo con il sugo, lei neanche il sugo da poraccia ha voluto. Poi il pane, che lei neanche il pane ha voluto. Stai a dieta? E l'acquetta. E Che poi patatine fritte sto dietro. perché poi non hai preso il caffè? Che palle. Volete il caffè? Vabbè, semmai lo prendiamo al bar. Potete pagare qui. Beh, non lo possiamo prendere là. Lo prendete o non lo prendete il caffè? Prendete il caffè? No. Oh, se vuoi te lo pago. Guardate il dolcetto che Betta mi ha preso. Lei si è preso questa qui che è una cheesecake, vero? Sì. Proprio cheese, credo, come quella americana. Buona? Certo, si chiamano Carmela. Vabbè, mangerò questa io. Ciao Betta. Allora, dopo Porta di Roma siamo andati a prendere Valerio a scuola. Ciao. E adesso sto con Zotti che mi sta portando a fare una cosa che non so bene cosa, quindi sono veramente scioccata e ho l'ansia perché lui sa che io soffro di vertigini. Quindi mi ha detto che è una sorpresa, una cosa bella, però non so se è bella perché lui si morirà dalle risate o bella anche Sì, secondo me per a tratti mi odierai oggi, però io riderò come un pazzo. me. Cioè, praticamente vuole diventare single con un video. Diciamo che è una cosa nuova anche per me in parte, cioè che io così non l'ho mai fatta.
Però sarà una figata, io sono sicuro che sarà una figata. Cioè, una figata, figata, figata. Quindi niente, tanto lo vedrete. Comunque, niente, a Porta di Roma io devo fare degli acquisti. Alla fine ho comprato solo una cornice e per fare il regalo appunto alla mamma di Claudio, un pensierino, in realtà non è un regalo perché le porteremo del cibo romano, sicuramente, credo, e quindi per quello spendiamo un po' di più, invece questa è proprio una sciocchezza. Infatti alla fine calcolate che gira che ti rigira, non ce ne piaceva una, abbiamo girato in casa, casa nuova, e o quelle che ci piacevano erano terminate oppure alcune venivano tipo 45 euro, 50 euro, e cioè fare una cornice di questo prezzo non ci andava. Signore, io ti faccio passare, ma tu muori così. E io sono scioccata, una signora ha attraversato, è pazza praticamente, con un occhio bendato. No, il problema è che io mi fermo per farla passare, ma quelli accanto magari non la vedono. E ha attraversato in un punto dove non si può proprio, cioè da pazzi attraversare, vabbè. Comunque, insomma, stavamo dicendo, e niente, alla fine l'ho trovata da Ikea, però è una specie di cornice che sembra un po' più elegantina. Siccome forse dopo andiamo a cena da mia sorella, ve la farò vedere e vi farò vedere anche degli acquisti che ha fatto mia sorella, perché al contrario mio, lei ha comprato. Io ero uscita per fare gli ultimi due pensieri del calendario dell'avvento a Claudio, ma non ho comprato niente. Raga, io quando non so in vena ad acquistare, mi può arriva pure, non lo so, una cosa bellissima, 2 euro, non la compro. Allora, siamo arrivati e cioè praticamente, anche se Claudio non me lo vuole dire, l'ho capito da sola. Che andremo a fare? Che sembra bip. Cioè, ma poi in un tubo davanti a tutti, ragazzi, siamo per strada. Cioè, ora dovranno vedere un cadavere che sviene davanti a tutti. Boh, vabbè. Non c'è da ridere. Lui è tutto gasato, io sono scioccata. Eccoci ragazzi, siamo pronti. Super Mario Bros. Per andare a volare, fatti vedere, girati, girati. Ma non so, un bello spettacolo. Come no, guarda, c'è tipo i cuscinetti qua. Sono le prese d'aria. Siamo pronti. Come tanto ti stai cacando? Troppo. Allora ragazzi, sappiate che io vi ho voluto bene, che tutto questo non ha niente a che fare con le liti che subirà Claudio dopo che finiamo questo coso. E, se non sopravvivo, sappiate che vi ho voluto bene. Se sopravvivo sarò tornata single. Ah, okay. Sì? Beh sì, praticamente mi farà volare tipo i scoiattoli volanti a braccio e gambe aperte, così. Una piccola rappresentazione, aspettate. Allora, quella è la professionalità di due persone. Io anziché stare così, starò così. Allora, io già sono simpatica a quello che spiega che mi devo aiutare a vincere su Claudio. Eh sì, io devo perdere praticamente, giusto? Giusto, sennò io non gli parlo più dato che mi ha costretto a venire qui praticamente. Ok. Quindi Vittorio mi aiuterà a volare. Siamo pronti per andare a volare. Sì, ci abbiamo le orecchie otturate, quindi se stiamo urlando è per questo. No, abbiamo i tappi, non le orecchie otturate. Andiamo. Ma aiutatemi. Invece, dopo averlo fatto due volte, praticamente si fa due volte singole, una io e una Claudio, e poi c'è il volo da bacio, il pacchetto prevede chiaramente, e quindi si parte tipo tutti e due minuti, vedete, e poi si sale su insieme e ci si dà un bel bacio, e Claudio sta riprendendo, guardate. Noi abbiamo Iron Man.
allora, dopo aver perso 20 anni di vita siamo al Conad. E Claudio, non ce la fai proprio? Allora, avevamo un po' di fame e vabbè, ci avete lasciato al Conad. Nel frattempo Claudio ha fatto la chiamata solita che fa alla mamma. Guardate qua cosa mangio stasera. E per stasera ha voluto una pasta, cioè voleva comprarla, vuoi dire la verità? Allora, siccome oggi a pranzo non ho mangiato, avevo voglia di qualcosa di caldo. Però non avevo molta voglia di cucinare, quindi avevo detto, senti, prendiamo qualcosa di già pronto. Uh-huh. Avevo pensato a tipo quattro salti in padella, cosa non compriamo mai. Beh sì. Infatti ho detto, non mi guarda male, ma non mi va di cucinare. E poi la prima cosa che ha visto erano i bucatini, mio padre, alla matriciana. Esatto. E lì mi fa, ma te li faccio beh, io. Se devi comprare bucatini. Anche perché non me li ha mai fatti in tutta la nostra relazione. E mi ha sempre detto che li fa buonissimi. Però proprio oggi, quando chi se loda si sbroda perché ho bruciato il sugo. Quindi ci sta sto retrogusto un po' così. L'odore è buonissimo. E mo lo assaggerò in diretta. E anziché col guanciale l'ho fatti con la pancetta. Poi io faccio una cosa oscena. Mamma è buono. Ossia uso le cipolle, c'è cioè chi non le mette. E metto allora, pure la codica. È buonissimo, infatti il sugo non è bruciato per niente. Il sapore è top, è buonissimo. Mangia la codica, vediamo se ti... l'hai presa? Mm. È buona, ti piace? Addirittura. Perché non mi deve piacere? No, qui ne so, non tutti, tipo mia sorella non mi piace. Poi non si fa con le codiche. Vabbè, comunque questa è la pasta. Buona cena, dove vi faccio vedere al volo cosa abbiamo comprato al Conad e vi dico anche l'esperienza che abbiamo fatto al Fly, che ci è piaciuta. Buona cena. Allora, ragazzi, devo dire la verità, è venuta buona. Mi credeva. Sì, infatti. Comunque, ci pensi che sono 2 anni e mezzo sono che stiamo insieme? 3, diciamo, praticamente. E non è mai mangiato la matriciana. Mai. Da me, cioè mai. Nei ristoranti forse. Nei ristoranti sì, fatta da te mai. E lei si è sempre vantata che era buonissimo, infatti buonissimo. Ecco, però vogliamo dire una cosa, qual è la tua pasta preferita tra matriciana e carbonara? La carbonara. Lo sapevo io che sei eritim. Ma in generale a lui gli piacciono più le paste bianche che al sugo. Sì, ma la tua carbonara è troppo buona. Troppo, troppo buona. Allora, come vedete abbiamo finito di cenare, volevo farvi vedere cosa abbiamo preso al Conad. Innanzitutto questo latte, buono, dal gusto leggero, latte parzialmente scremato, perché era l'unico che costava poco, 69 centesimi. Tra l'altro il Conad è uno dei pochi che accetta i buoni pasto che abbiamo, quindi vabbè, non so come mai. Poi Claudio ha preso questi qui, taralli, limone e pepe, sono vegani, più leggeri e più friabili. Com'erano? Buonissime. Buonissimi. Volevo vedere da dove provengono. Questa è una cosa che mi ha insegnato Claudio. Sono praticamente di Bari, San Michele ci sta scritto. Poi abbiamo trovato una passata in offerta della Mutti che ci dovevo fare la matriciana, ma in realtà già ce l'avevo, mi ricordavo, ma Claudio non si ricordava. E poi abbiamo preso, vabbè, il guanciale e il San Daniele come affettati, che stanno già in frigo chiaramente. Poi queste due pizzettine all'olio, credo, e questa rossa, perché in realtà l'idea iniziale quando siamo andati a fare la spesa era mangiarci un po' di pizza bianca con l'affettato. Poi a Claudio nel mentre gli è venuta voglia di pasta. E poi ho comprato queste che io ho conosciuto praticamente in Abruzzo, non so neanche se sono abruzzesi. Sì, Aquila, Pescina, ok, perfetto. Però la signora del forno che le vendeva a mia madre le chiamava le nevole, invece ho letto che sono le ferratelle morbide. Raga, queste sono buonissime, sembrano un waffle, ma sono più delicate e più buone secondo me di un waffle. E io le mangiavo con la Nutella, cioè una cosa leggerissima proprio. Però vi giuro, è la vita, dovete provarle. E ora gliene faccio assaggiare una a Claudio. Ti va, amore? Sì. Sei pronto? Allora, secondo me sa di waffle. Di waffle. Beh, ha la forma di un waffle. Però più leggero, delicato nel sapore, più morbido. E quindi al contrario di waffle, che è, diciamo, come si può dire, morbido, questa è un po' più duretta. Con la Nutella, amore, è la vita sua. Sai, ma qualcosa che ho già assaggiato. Cosa? C'è un dolcino sfiziosino leggero però.
Cioè, leggero. Pure col burro d'arachidi sarebbe buonissimo. Secondo me sì. Col sciroppo d'acero, quindi. Perché è delicata, non è tanto zuccherosa, no? Per niente. Quindi ecco perché mi piace. Un po' è morbida. Pan di Spagna è praticamente. Pan di Spagna compresso. Però più saporito del pan di Spagna, no? Non dice uguale. È tipo pan di Spagna compresso. Però il pan di Spagna è più morbido. Perché secondo me è l'impasto di pan di Spagna, quindi lo comprimono. Buono. È buono, vero? Allora, il file purtroppo mi si è cancellato, quindi sono qui a rigirare il pezzo. Vi voglio far vedere la cornice che abbiamo scelto sia per la mamma di Claudio, sia appunto, cioè il singhiozzo per mia madre, con la foto dei nipoti come pensierino natalizio, che secondo me è molto carino, rappresentativo, insomma. Poi li faremo anche altro, però anche per chi ha un budget limitato, secondo me è qualcosa di carino. Scusate questo singhiozzo, sto aspettando per fare questo video ma non mi passa, quindi. Eccola qui la cornice, tipo un oro, sembra tutto morbido, cioè no morbido, volevo dire tipo bagnato, sporco, oro sporco, non so come dirvi. Che secondo me con i mobili in legno che hanno sia mia madre sia appunto la mamma di Claudio ci si sposa bene. Ikea c'ha anche quelle bianche, ma secondo me con questo stile un po' antico, ecco, ci sta meglio questa qui, questa cornice. Poi pagata solamente 4 euro. La cosa comoda che fa Ikea è che c'è questo bianco, che volendo, insomma, se la foto è più piccola è perfetto, se invece avete una foto grande si può tranquillamente levare. Scusate, lì c'è il tè che abbiamo appena mangiato, bevuto il tè si beve, non si mangia. E quindi per soli 4 euro, raga, secondo me è carinissima. Ve la faccio vedere così, ma comunque penso abbiate capito, è molto molto carina, elegante, ci fate anche secondo me una bella figura, non lo so, fatemi sapere se vi interessa il nome. Comunque questo ed è 13x18. Per quanto riguarda l'esperienza di FlyX, allora vi dico la recensione mia di Claudio. Allora, io penso che sia un'esperienza davvero bellissima in generale da fare, soprattutto in coppia, perché la parte con il bacio è molto romantica, molto carina. Poi ti sembra proprio di volare, non lo so, è una sensazione bellissima. E anche io che soffro di vertigini, quando state lì in realtà le vertigini non lo soffrite per niente, perché loro ricreano, diciamo, un po' l'effetto quando uno si lancia dal paracadute, no? Quindi che sta proprio nell'aria e può volare, quindi è un'esperienza molto figa. Fanno anche addirittura dei corsi, insomma fanno delle cose davvero molto molto interessanti. Poi avete visto l'istruttore, come praticamente sembrava un supereroe nella bolla, faceva su e giù capriole verticali, era veramente molto bravo, e praticamente praticandolo anche voi potrete arrivare a quello. La nota negativa è che è un po' veramente costosino, infatti Claudio non me l'ha detto, ma io vedendo anche i prezzi di una o due esperienze, insomma, cioè sono alti, ecco. E l'abbiamo comprato a Valerio, perché quando andate lì poi alla fine ti invogliano, ti vendono i loro pacchetti chiaramente, e noi l'abbiamo voluta comprare a Valerio questa esperienza. E calcolate che lui farà 2 prove come noi, come abbiamo fatto noi, più noi c'avamo quella del bacio, e l'abbiamo pagata, se non erro, 40 euro. Quindi comunque veramente tanto, perché comunque il volo lì dentro dura 1 minuto e mezzo più o meno a botta, quindi circa 3 minuti, 40 euro. Però chiaramente è una cosa unica nel suo genere, e sicuramente anche pagare un istruttore e tutto, cioè ti danno l'affitto perché loro ti danno tutto. Io ad esempio neanche avevo le scarpe da ginnastica, me le hanno date loro, e quindi comunque ci sta il prezzo ovviamente, però non è una cosa che uno può fare tutti i giorni. Invece Claudio mi ha scritto: sono molto professionali, ti fanno venire voglia di tornarci presto, ed è un'esperienza assolutamente da provare o da regalare. Se avete poche fantasie, cioè magari qualche amico, qualche amica che è molto avventurosa, secondo me è una cosa fighissima. Io ci ritornerei, se non fosse per il prezzo, anche domani. Fanno anche corsi, farei anche quelli, perché comunque non lo so, è tipo una cosa che ti scarica. E io e Claudio abbiamo ripreso le prime 2 parti, dove eravamo un po' ciompi, come direbbe Clio, ma dopo che capisci un pochino come funziona questa cosa, già alla seconda eravamo andati meglio. Infatti tant'è che lui mi ha fatto i complimenti, mi ha lasciato andare da sola e scusate,
Non ho vinto la sfida con Claudio, però mi ha detto per essere la prima volta sei andata alla grande. Ci sono persone che io neanche lascio andare. In tutto ciò c'è mia sorella che si è chiusa fuori, ma io la lascerei fuori perché sarebbe una bella rivincita. Non riesce? Non mi serve. Vuoi salutare? Chi? Tutti. Dove sei? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Un sardo. Lei si specchia anziché fa il video. Sì, non è che c'ho. No. Struccata. Compagnia, compagnia. Guarda, c'ho i brufoli della pubertà. Pugno serrato. Guarda tu. Sta guardando come vedi, ma che madre c'ho. Basta, ci vediamo domani con un nuovo Io. Vlogmas.